La Commissione europea ha pubblicato la lista con i 100 prodotti tipici del vecchio continente che saranno protetti anche nel mercato cinese. In cambio l'Unione tutelerà altrettanti prodotti di Pechino. E con 26 indicazioni geografiche l'Italia risulta il paese più tutelato. La lista comprende 14 vini, 7 formaggi, 3 salumi più l'aceto balsamico e la grappa. L'intesa protegge appena il 3% dei prodotti italiani a marchio di tutela, la critica di Coldiretti. Soddisfatta invece Confagricoltura, un'opportunità importante per il Made in Italy agroalimentare. Fauna selvatica in pericolo, lanciano l'allarme gli esperti. L'intensificazione delle pratiche di coltivazione sta portando ad un forte declino della biodiversità. Lo scrivono alla presidente della Commissione, von der Leyen, 5 associazioni in rappresentanza di 2.500 esperti, chiedendo riforme urgenti. Dal 1985 è dimezzata la popolazione europea degli uccelli, in alcune aree persi 3 insetti su 4. Le biotecnologie aiutano l'ambiente. L'appello dell'Italia all'Unione, dopo che un anno fa una sentenza della Corte europea le ha equiparate agli OGM, bloccandone di fatto lo sviluppo. Le tecniche di miglioramento genetico sono state al centro di un convegno promosso dalla CIA a Bruxelles. Le difende il presidente Dino Scanavino. Questa è la strada che può mettere in sicurezza l'agricoltura da molti patogeni, da molte fitopatie, che può consentire di utilizzare meno acqua, che può consentire di mantenere la biodiversità che oggi molte volte è attaccata da nuovi eventi imponderabili, che compresi i cambiamenti climatici che ne minano la esistenza. Quindi l'innovazione tecnologica, l'innovazione scientifica e quella genetica rappresentano il futuro. I terreni dove un tempo si coltivavano foglie di coca sono stati trasformati in campi di cacao, togliendo una fonte di business importante ai narcotrafficanti e bloccando deforestazione del territorio. E quanto hanno realizzato negli ultimi 20 anni gli agricoltori della cooperativa Senta Cacao Roma di Tocace, in Perù, il cui cacao oggi gode della doppia certificazione eco e biologico. La loro storia è stata raccontata al Parlamento europeo a Bruxelles nel corso di un convegno organizzato dall'eurodeputata della Lega Rosanna Conte. Il caso della cooperativa peruviana non è l'unico nel Sud America. Anche Colombia e Bolivia hanno realizzato azioni di questo tipo puntando proprio sulla coltivazione di cacao. Ecco perché le organizzazioni produttori peruviani chiedono a Bruxelles di sostenere questi progetti con una maggiore apertura dei mercati europei al loro cacao. Del resto l'Europa è il più grande mercato al mondo per il cioccolato e l'Italia tra i maggiori importatori UE di fave. Dunque la richiesta di materia prima è molto alta, ma la quota di import da Sud America è ferma al 6%. Per la deputata Conte occorre fare leva sugli accordi commerciali tra l'Unione Europea e i paesi terzi, inserendo appositi standard di sostenibilità e qualità. In questo modo si darebbero dei vantaggi competitivi a realtà come quella peruviana. Bisogna favorire quegli stati che rispettano determinati requisiti e incentivare le aziende che valorizzano il cacao sostenibile e di qualità. È questa la chiave anche per risolvere alla radice i problemi sociali e di legalità di questi territori.